Benvenuti su Ultima Ora News. Nel video di oggi vi sveleremo i motivi della sfuriata di Ida, avvenuta poco prima della messa in onda di una delle ultime puntate di Uomini e Donne. Prima di continuare con il video, iscriviti al canale e attiva la campanella delle notifiche per non perdere i prossimi video e le ultime news. Ida Platano ha lasciato un messaggio enigmatico per Maria De Filippi, scrivendo: «Voglio esprimere la mia più sincera gratitudine a Maria. Il tuo aiuto è stato prezioso in ogni momento. Ti voglio bene con tutto il mio cuore». Secondo quanto riportato da Lorenzo Pugnaloni, durante l'ultima registrazione di Uomini e Donne, la tronista ha manifestato il desiderio di abbandonare il trono. La tronista si è mostrata molto arrabbiata in studio, lamentando la mancanza di corteggiamento da parte dei suoi corteggiatori, che non hanno chiesto di uscire con lei. Nonostante la sua frustrazione, alla fine ha deciso di rimanere nel programma dopo aver ballato, prima con Pierpaolo e poi con Mario. Pierpaolo, in particolare, si è alzato per invitarla a ballare, un gesto che ha contribuito a placare i momenti di tensione. Mario, un altro dei suoi corteggiatori, ha seguito l'esempio, condividendo anch'egli un ballo con Ida. La decisione di Ida di rimanere o meno nel programma rimane incerta, lasciando spazio a speculazioni e attese sul suo futuro nel programma. La situazione ha suscitato curiosità e attenzione tra i fan, ansiosi di scoprire come si evolverà la vicenda. Le reazioni di Mario e Pierpaolo all'intenzione iniziale di Ida di lasciare il programma non sono state immediate, anzi, ma entrambi hanno poi agito per mostrare il loro interesse. La dinamica tra Ida e i suoi corteggiatori continua a essere un punto focale dell'interesse del pubblico, con sviluppi che tengono gli spettatori incollati alle vicende del trono. E tu cosa ne pensi di Ida Platano? Faccelo sapere nei commenti, iscriviti al canale e attiva la campanella per non perderti i prossimi video sulle ultime notizie.